Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio di Mages of Lotus. Questa sarà la parte finale del nostro recapone della lore, come al solito. E sarà un riassunto degli episodi, molto alla veloce, degli episodi secondari, in cui vediamo cosa succede nei vari piani. E quindi ci aiuta bene o male a tirare le somme di tutto ciò che è successo nell'invasione di New Pyrexia. E come si è giunti anche a questa conclusione, perché dalle altre parti, nel mentre accadevano altre cose, si spostavano, diciamo, altri ingranaggi di questa macchina. Prima di cominciare, invito a lasciare mi piace, commentare e iscrivervi al canale. Se volete, potete sfruttare il codice LOTUS5 sul Fantasia Store, il nostro primo partner, che sono ragazzi fantastici e hanno le spedizioni davvero split second. Detto questo, cominciamo con il video. Allora, l'invasione di New Pyrexia è partita e ha colpito vari piani. Come abbiamo detto nel primo recapone, Ashnorn confida nei suoi planeswalker completati e li spedisce in punti tattici, oltre a mandare anche Atraxa in un determinato posto, in maniera da poter aumentare le sue probabilità di vittoria. Manda Ajani su Teros perché sa che conosce bene il piano e sa che è in grado di appunto convertire divinità, che è l'obiettivo di Elesh, portarsi a casa appunto degli dei. Fa andare Lucca su Ikoria perché è il suo piano natale, anche se sa che fallirà perché Lucca, a detta sua e degli altri sottoposti, è troppo intemperante, dopo una testa calda, troppo stupido e cadrebbe in qualche trappola. Tamiyo viene mandato su Kamigawa, anche se già lì c'era un Intadin che non sarebbe andata bene, anche se loro non se lo aspettano, perché appunto Tamiyo, vedendo le distruzioni di Kamigawa tramite, diciamo, il riflesso nel portale, si blocca un attimo. Atraxa invece viene mandata su New Capenna per poter uno magari resistere un po' di più all'alo, perché lei comunque era un angelo una volta. E quindi, anche perché poi è il generale più forte ed è il piano più problematico per questa cosa qua dell'alo, e che già una volta questo piano è riuscito a stroncare Pyrexia, viene spedita lì come appunto ariete d'assalto che spacchi tutto. Mentre Vraska viene, anche se non presentata durante la storia, viene mandata su Ravnica perché appunto è il suo piano natale, quindi lo conosce bene. Andiamo a vedere poi questa invasione piano per piano e cosa è successo. Allora, qua su questa pagina, tra l'altro, della Wiki, fatto molto bene, ci dice già i piani conquistati, i piani invasi. Allora, i piani conquistati, per chi segue tanto la lore, è molto dentro, conosce i libri, eccetera, eccetera, vedrà che sono praticamente tutti i piani comparsi secondariamente nei libri che non sono considerati canon o comunque mezzi canon, eccetera. Quelli che si è sempre un po' dibattuto. Che adesso poi appunto con questa storia qua di Marsh of the Machine si è giunti poi alla conclusione che praticamente di canon hanno quasi nulla. Comunque, per non addentrarmi troppo in questo discorso, che interessa sì e no principalmente a chi è molto de dentro la lore, noterete comunque che tutti questi piani vuol dire che sono stati conquistati, conquered, quindi boh, buonanotte, sono spariti, ci hanno dentro i Pyrexiani che hanno distrutto tutto. Questo è un buon modo per la Wizard per liquidare questi piani e quindi non doversene più occupare in futuro. Non devi occuparti di quei piani se li fai sparire, giustamente. Non devi più giustificare che siano o meno canon, devi metterci personaggi, non devi fare più niente. Boh, sono stati conquistati e ciao. E qua c'è un elenco invece gigante di tutti quanti. Non vi sto a fare l'elenco uno per uno perché sono davvero tanti. Comunque, sappiate che praticamente sono quasi praticamente tutti. Tutti quelli che conosciamo sono praticamente tutti qua dentro. Allora, adesso andiamo a vedere uno per uno, per male con stati difesi. Difesa del multiverso, appunto. Tra l'altro qua ci saranno poi anche i vari, quelli più lunghi, e perché c'è poi un capitolo secondario nella storia sul sito. E ovviamente ve lo indicherò se è quello, ma un po' si capisce. Il primo è quello di Alara, che avevamo visto quando poi Tezzeret era fuggito via dalla prigionia che gli aveva imposto Elesh Norn, che lo stava appunto, lo stava fregando. Allora, è stata prima di tutto attaccata su Esper, Bant e Jund. Poi a un certo punto il Maelstrom stesso si è destato e ha attaccato gli invasori. Quindi si presume che abbia fatto il culo quadro ai Pyrexiani. E comunque il Maelstrom è abbastanza potente. Era una potenza che voleva raccogliere Vola stesso per poter salire al potere. Su Amonkhet, che appunto c'è un
diciamo, tra virgolette, è un capitolo secondario. Allora, la forza principale d'assalto era l'esercito di rame, la schiera di rame, che è quella di Vorinclex. Hanno terraformato il deserto e soprattutto trovavano abbastanza, diciamo, terreno fertile, perché c'era un po' di mostri da poter corrompere convertendoli in pirexiani. Però hanno beccato, diciamo, delle resistenze inattese. Prima di tutto i non morti. I non morti non riescono a essere convertiti perché non hanno una mente, quindi anche lì a posto. Lo Scarab God e il Locust God, che sono ancora vivi, e servono ancora Bolas, anche se non è più presente. Vedendo il piano che viene attaccato, dicono: no, questo è un piano di Bolas e deve rimanere intero finché Bolas non torna. Quindi, pam, faccio il culo tutto quello che arriva. Non so, quindi, queste due macchine della distruzione non sono state convertite. Inoltre, si è scoperto che l'Azotep, che appunto è diciamo, la corazza con cui è stata fatta il carapace, possiamo dirlo, perché alla fine fa parte del loro corpo in molti casi. Che era quella, appunto, quella specie di corazza che avevano addosso gli Eterni, se vi ricordate, gli zombie controllati appunto da Bolas, che avevano questi pezzi d'acciaio attorno al corpo. Ecco, questo è l'Azotep, che fa sì che si possa resistere all'olio pirexiano. E quindi niente, questo impediva il completamento di questo esercito potentissimo degli Eterni, che non potevano quindi diventare pirexiani. E in più, Geru e Azor si sono alleati per poter appunto salvare il piano e combattere contro appunto il nemico comune che erano i Pirexiani, alleandosi tra l'altro anche con le due divinità, anche se appunto in massa erano di per sé tutti nemici. Tra l'altro Azoret perde un braccio, o comunque non si sa se ha voluto o se lo perde apposta, comunque ha un braccio che è stato eternalizzato, eternizzato, forse è più corretto. E tramite l'Azotep, appunto, che utilizza come arma contro questi invasori. Archivos, che invece è appunto il piano di Strixhaven, anche qua è un piano secondario, nel senso che c'è una storia secondaria sul sito. Allora, Lyanna Vess dà l'istruzione ai 5 studenti, quelli famosi, che sono appunto le 5 non comuni leggendarie, se voi seguite anche un po' il gameplay, quindi quelli come Kinnan, no, scusate, come Quintus, scusatemi. Come Quintus. Quintorius, anzi, se ne è completo. Però vabbè, comunque. L'elefantino Boros, per intenderci. Ma anche gli altri, uno di ogni gilda. E praticamente gli dice: andate, dovete far partire l'invocazione dei fondatori, che è una spell, una magia potentissima, un incantesimo potentissimo che richiede un rituale, creato dai draghi stessi che hanno fondato Strixhaven, quindi diciamo i padri fondatori. Riescono a farlo, però nel momento clou dell'invocazione, perché vedete che è un rituale molto lungo, che richiede tempo, e appunto i vari studenti devono mettersi in punti specifici e far partire questo incantesimo, arrivano un paio di professori che sono stati completati, perché appunto sono studenti e professori completati e non, che attaccano appunto questi studenti che cercano di fare il rituale. E il rituale viene disturbato, ma Quintorius riesce a fare praticamente il ruolo di due studenti da solo, tra virgolette sacrificandosi, perché sente che la sua forza vitale si sta fondendo con l'incantesimo e sta svanendo, perché appunto è una cosa molto molto complicata e richiedeva molta energia fare tutto questo appunto rituale per poter fare questa spell potentissima che serviva a difendere appunto Strixhaven. Ma anziché morire, viene accesa la sua scintilla da Planeswalker e sparisce. E ci viene confermato che appunto è diventato un Planeswalker. Questa spell potentissima riesce a distruggere il portale stesso di invasione dei Pirexiani e a tagliare via Archivos da il resto dell'invasione. Quindi non arrivano altri soldati Pirexiani. Quindi a questo punto
rimane solo più Liliana, che è potentissima e ha tantissimi altri maghi fortissimi, contro un esercito però di New Pyrexia finito, e quindi riescono bene o male a sopravvivere. La cosa che sembra strana, che infatti poi viene specificata qua, è lo stato dei draghi fondatori. È sconosciuto, non si sa che fine abbiano fatto. Quindi, probabilmente non corrotti, perché sennò a questo punto sarebbero morti tutti quanti su Archivos. Comunque, non si sa che cosa è successo a questi draghi. Azghol, invece, il piano che ha proposto una fortissima resistenza a New Pyrexia, perché è pieno di zombie che sono quindi immuni a essere completati, e inoltre non erano in grado di avvicinarsi all'idolo di cenere perché non avevano l'offerta adeguata, e quindi comunque ci sono sia questi zombie più varie eruzioni vulcaniche, quindi Pyrexia non ha conquistato nulla. Non ci sia molto da conquistare qua, effettivamente. Non so neanche perché ci sono andati, sinceramente. Su Belenon, molti di questi mondi non so soffermarmi su cosa sono, dove sono comparsi, eccetera. Poi magari un giorno li prendiamo, però insomma, per speed up li nomino e basta. Allora, è un mondo simile a quello di Band, con cavalieri che sono molto pii, sono molto religiosi e credono fortemente nella loro causa, che appunto in questo caso loro credono nei venti sacri, e quindi combattono con zelo contro i nuovi Pyrexiani, e a quanto pare riescono a sconfiggerli o comunque a contenerli. Su Capenna, che ovviamente è un capitolo secondario della storia, visto che appunto c'era Lalo, Atraxa viene spedita qua, converte facilmente i Maestros, e quindi le altre famiglie criminali più qualche Maestros sopravvissuti, che non sono ancora stati convertiti, vedendo questo si alleano, e praticamente facendo esplodere un po' la città, utilizzando tutto ciò che avevano e armi infuse con l'alo, riescono a far fuori Atraxa e a eliminare i Pyrexiani. Quindi qua, e poi intervengono anche i vari angeli che vengono poi appunto richiamati. Dominaria, non c'è un capitolo a parte, ma comunque viene descritta. Eshnorn manda qua appunto Rona, che era l'alleata con Tezzeret prima. Rona, però non riesce nel suo intento di conquistare facilmente Dominaria, perché uno, Dominaria sapeva dell'attacco imminente, quindi era pronta. Sanno già combattere contro Pyrexia, perché l'hanno già fatto varie volte, soprattutto in una guerra passata molto molto cruenta. Quindi i Cavalieri di Benaglia, più tutti quanti gli altri eserciti guidati da Gioda, riescono a sconfiggerli. L'unico posto che sta subendo, o meno, che ha subito, quello che sappiamo, tante perdite, è Tolaria West, perché Rona stessa ha deciso di assaltarla, e dopodiché, tra l'altro, è una versione completata, e quindi non solo più parti meccanizzate, ma tutta super potenziata, riesce a fare una strage tra gli studenti e i professori. Non si sa però a che punto sia arrivata, se sia stata sconfitta, se abbia vinto lei, insomma non si sa cosa è successo oltre a quello. Su Eldraine invece è un piano che purtroppo ha subito tantissime perdite, perché non se lo aspettava tanto, non era ben preparata a difendersi. Infatti i due reali, il re e la regina, Kerrit, muoiono, che sono i genitori appunto dei gemelli. Tutte le altre corti vengono soggiogate e eliminate, e quella di Ayara, che è quella nera, viene completata. Vari cavalieri iniziano a fare una guerriglia contro i Pyrexiani, ma devono scappare poi via, e vanno appunto nelle terre selvagge. Gli spiriti, i mostri, insomma tutto ciò che abita le terre selvagge, che normalmente era in conflitto con i cavalieri, vedendo la situazione fanno passare. Invece i cavalieri non gli danno problemi, anzi una mano difendendoli da New Pyrexia. L'invasione viene sconfitta in maniera molto strana grazie a Rankle. Rankle, esatto, la fatina 3-3, che era capo della schiera degli scherzi, ed era cattivissimo con questi scherzi tremendi. Grazie a lui e Thorbrand, che appunto vanno verso da Ayara, utilizzando l'anello dei tre desideri di Thorbrand, sprecando due desideri ovviamente, perché Rankle non è molto furbo, col terzo desiderio provoca, ecco sì ragazzi, fa ridere, ma è successo così, una pioggia di pozioni di amore che fa
innamorare tutti i Pyrexiani di Rankle, e dopodiché tutti quanti i Pyrexiani cadono giù dentro un precipizio. Perché appunto lo seguono e pan tutti giù per terra. E niente, è così che il Rain sopravvive all'invasione di Pyrexia. Yes, sì. Lo so, è un po'. Cioè, no, però fa ridere. Effettivamente, questa è quella che mi è piaciuta di più. Ovviamente, non sappiamo cosa sia successo e quante persone siano morte. Insomma, non sappiamo ancora l'estensione dei danni. E in più, non sappiamo chi l'abbia lanciata. Ma viene lanciata una potentissima magia di sonno di massa su tutto. Le varie persone del piano, ma non sappiamo chi l'abbia fatta. Quindi, boh, anche qua c'è un minimo di mistero. Ma verrà rivelato perché comunque Eldraine è uno dei primi piani che andiamo a visitare dopo March of the Machine Aftermath quest'inverno. Poi Ergamon ha una popolazione di vari rinoceronti. Appunto, non sembrano particolarmente intelligenti, ma sono abbastanza resistenti a poter prendere a cornate i Pyrexiani e sconfiggerli. Quindi, boh, a quanto pare per sconfiggere i Pyrexiani, l'arma migliore è lanciarli contro i rinoceronti 4-4. Piora, invece, diciamo che è tutto a posto perché qui Marchesa è talmente attaccata al potere che col cavolo che fa vincere i Pyrexiani. E quindi riesce a eliminarli perché lei è una regina cattiva e non vuole sicuramente cedere il suo potere a qualche entità strana. Su Kobakan, grazie al potere degli Shield Mage e alle varie tempeste che ci sono sul piano, i nuovi Pyrexiani non riescono a, nonostante abbiano messo tutta la buona volontà possibile per farlo, non riescono a conquistare il piano. Sui Coria invece i due Pyrexiani sono stati sconfitti perché Lucca è stato inviato, ma riesce a distruggere Drannit, la città, a sparpagliare le persone, scusate un attimo, a convertire tanti mostri, ma tramite l'aiuto di Vivien Raid che si unisce a Sheville, a Kevil, che non mi ricordo la pronuncia corretta, e Jirina Kudro, riescono a trovare un piano per farlo fuori. Praticamente, Jirina Kudro utilizza il suo popolo come esca, e grazie anche all'intervento di appunto di Vadrok, una delle bestie potenti del piano, riescono, grazie a Vadrok, Vivien Raid, e appunto anche appunto le forze rimaste, quindi Kevin e Jirina, riescono ad attaccare Lucca e eliminarlo. Dopodiché avevano paura che Vadrok attaccasse anche la popolazione, ma non lo fa. La gente è un po' arrabbiata con Jirina Kudro perché dice: ma cavolo, ci hai usato come esca? E dice: sì, ma io devo per forza fare così perché non avevo altro modo per fare, non avevo altro modo per vincere e non c'era altro modo per eliminare questo problema di Lucca. E potrete lamentarvi dopo quando accetterò questa punizione, dopo che però abbiamo raggiunto finalmente una meta sicura. Vivien Raid comunque era d'accordo con lei perché effettivamente non c'era altro modo per cioè, rimanere fermi dove erano, avrebbero perso una battaglia di stenti, perché Luke continuava col suo assalto imperterrito, non avevano più risorse, non avevano più modo di curare i feriti, non avevano più modo di mangiare appunto, quindi sarebbero stati logorati e avrebbero perso. Invece in questo modo hanno trovato una via di uscita. Innistrad era un piano invece preparato perché dopo che c'è stato il problema del giorno e notte e Olivia che cercava di prendere il potere, Teferi aveva avvertito Arlyn Cord di appunto una minaccia meccanica. Quindi sia lei che Sornik, ovviamente anche lui è sempre interessato a proteggere il suo piano, ha preparato al meglio possibile Innistrad, che nonostante sia stato un piano estremamente eterogeneo e diverso e non unito nella battaglia, perché Talia sì, è riuscita a cavalcare il Jitrog Monster, ma non vuol dire che i mostri e gli umani hanno fatto pace e hanno lottato insieme contro il New Pyrexia. Affatto, cioè solo lei e il Jitrog hanno fatto, diciamo, pace, eh? Ma il resto del piano comunque erano varie forze, varie task force, i Katari,
i Mannari, anche perché adesso comunque non sono tutti sotto Arlyn Cord, i Ghoul, i Chiamagoul, quindi Ghisa e Geraff e così via, erano comunque tutte entità che non hanno lottato in maniera unita, in un unico esercito, cioè quando Pilex si presentava da loro, boh, buttavano giù e li menavano, e ok, però non hanno fatto un esercito unito. E comunque, diciamo, le varie task force, chiamiamole così, di Innistrad sono riuscite a vincere contro i Pirexiani, e in particolare ci viene descritta la battaglia che Ghisa e Geraff hanno avuto contro un potente Pirexiano, e utilizzando i loro zombie sono riusciti a sconfiggerlo. Il vantaggio di Innistrad rispetto a Pirexia è appunto la presenza di tantissimi non morti, e i non morti non possono essere convertiti perché non hanno una mente. L'altra cosa è che comunque Sorin ha avvisato tutti. Sorin, nonostante, cioè Sorin voleva sì che tutti sopravvivessero in qualche modo, il piano fosse non soggiogato, e quindi comunque ha avvisato anche i vari i Ludwig e tutti quanti i vari personaggi del piano, in maniera che potessero essere tutti quanti on board su questa cosa. Quindi non uniti, ma comunque tutti on board nel far fuori i Pirexiani. Su Ixalan invece i vampiri e l'Impero del Sole si sono uniti, nonostante fossero nemici, per poter appunto sconfiggere i Pirexiani grazie all'avvertimento di Whatley. E i Pirexiani però purtroppo riescono a completare Etali, uno dei dinosauri antichi, che appunto grazie a questa cosa uccide tantissime persone, crea uragani, insomma un disastro tremendo, ma grazie a un'azione congiunta appunto di tutti della Legione e dell'Impero del Sole, riescono a diciamo utilizzare i dinosauri, quindi Zakama e Zatalpa, a dare il colpo di grazia a Etali, che era convertito, e quindi a sopravvivere e a eliminare i Pirexiani. Qua si sa solo che ci sono stati tantissimi danni, ma anche qua appunto non si sa bene quanto siano stati estesi questi danni, quante vite sono state perse. Su Kaladesh invece, anche qua erano tutti quanti pronti, perché Chandra aveva avvisato tutti quanti, e anche Sairi Re aveva avvisato tutti quanti. Combattono contro i Pirexiani, che però sanno perfettamente che se riescono a raggiungere le riserve dell'Etere riusciranno a vincere e a convertire tutti quanti. Quindi la città di Kaladesh viene evacuata. E poi, grazie alla resistenza, quello che era la resistenza, perché comunque adesso ha vinto. Al tempo, quando c'è stata la rivolta contro il consolato, comunque Pianalar e tantissimi altri personaggi che abbiamo già incontrato riescono a fronteggiare i nuovi Pirexiani, liberano dalla prigione Diren Baral, che grazie alle sue azioni in questa battaglia viene perdonato per ciò che ha fatto appunto in passato. Comunque riescono a eliminare i Pirexiani e a impedirgli di raggiungere le riserve d'Etere. Su Kaldheim invece il cosmo stesso e tutto quanto viene corrotto, anche perché comunque qua diciamo dove c'è l'albero che ha dato l'origine a tutto, il World Tree, che comunque è il genitore del Gunbreaker, perché appunto è nato da lui. Comunque il cosmo stesso di Kaldheim viene corrotto, e Harald, Tivar comunque riescono a riunire i sopravvissuti di tutti quanti i vari, chiamiamoli, semipiani di Kaldheim. Combattono quindi contro i vari mostri generati dal cosmo stesso che è stato corrotto, e alla fine decidono anche di bruciare il loro albero, in maniera da impedire che il suo potere possa essere sfruttato in malo modo ancora di più dai Pirexiani, e quindi riescono comunque a sconfiggerli. Kamigawa invece, l'invasione era cominciata sotto Washi, grazie a Tamiyo. I samurai che provano a difendere il piano vengono subito corrotti e catturati e corrotti. E quindi poi, grazie all'intervento dei ninja, che vanno appunto più furtivi e con la furbizia, riescono in qualche modo a cavarsela. Poi sappiamo appunto che qua c'è stato l'intervento di Kaito, dell'imperatrice, che ha eliminato Tamiyo, quindi comunque ha tolto già tanto potere all'invasione. E quindi comunque sappiamo che si salva, anche perché nell'ultimo capitolo abbiamo Nashi che torna a casa dal padre, e entrambi sono tristissimi per la morte di Tamiyo.
poi questi sono un po' di piani che non vengono descritti, come ad esempio Mercalia, eccetera. L'Orwyn sappiamo solo che il piano è stato ovviamente invaso da tantissimi pirexiani e che gli elfi, sia quelli perfetti che non, reputano talmente brutti e cattivi i pirexiani che si uniscono. Piccola lore, pillola di lore per l'Orwyn, perché comunque è tantissimo tempo fa e molti non lo sanno. Gli elfi di Lorwyn sono estremamente razzisti, perché nella parte di giorno di Lorwyn, perché poi di notte diventa aurora, nella parte di giorno loro sono verdi neri, e appunto questo rappresenta il loro razzismo, la loro cattiveria, diciamo cattiveria. Sono razzisti contro le altre razze e tutto ciò che non è elfico. E sono razzisti contro loro stessi, perché chiunque sia sfregiato o comunque non bello nella loro società viene eliminato e considerato un malocchio. Quindi le altre razze sono malocchi a prescindere e gli elfi sfregiati o comunque non più belli sono anche loro dei malocchi. Però Pyrexia è talmente brutta e talmente cattiva che si sono uniti per dire no, attenzione, ok, basta questo conflitto interno, basta fare questa cosa qua. Facciamo fuori Pyrexia che è meglio, e quindi sono uniti. Su Ravnica, invece, c'è stata l'invasione di Vraska, che ha convertito i Golgari, perché comunque lei è ancora la capa dei Golgari, quindi l'hanno creduto e si sono fatti convincere. E poi molti Simici e Izzet si sono fatti invece completare spontaneamente, perché erano curiosi di questo potere. I Simici perché non vedono l'ora di manipolare il corpo e fare cose, e gli Izzet perché sono estremamente curiosi. Ma attenzione, non tutti ovviamente. Teio e Ral'Zarek, poi anche altri Planeswalker, hanno combattuto contro appunto questo esercito qua dei Neopirexiani. Il piano qua, infatti fa ridere, di Vraska per convertire il piano era utilizzare l'olio e far scivolare le persone che cadendo nell'olio venivano convertite. Cioè praticamente letteralmente il piano era quello, accecarle, farle scivolare nell'olio e convertirle. Beh, comunque è un piano, no? La tecnica buccia di banana. Ma Ral'Zarek è ancora più furbo, è ancora più pazzo di lei. E infatti aveva creato una specie di arma sonica che va a colpire direttamente l'olio. Infatti, questo è anche un episodio appunto secondario sul sito della Wizard nelle storie. Utilizzando questa arma sonica, riesce a sconfiggere Vraska e tecnicamente a liberarla in parte dalla piresi. Ma no, questo è quello che è parso. Perché poi, dopodiché, il corpo, o comunque quello che rimane di Vraska, non si è più trovato. Quindi, boh, chissà che fine ha fatto. Su Tarkir, invece, i draghi si sono uniti ai loro sottoposti. Infatti, abbiamo carte come Zurgo e non mi ricordo più, Ojutai, che si sono appunto uniti per poter far fronte all'invasione dei Pyrexiani, che hanno convertito anche qualche drago, quindi insomma erano ben messi. E nonostante stessero per vincere, così sembrava stessero per vincere, grazie allo sforzo comune riescono a cacciarli via. Su Teros invece era stata guidata l'invasione da Ajani, e appunto come vi avevo detto nel scorso video, praticamente il credo delle varie persone è quello che influenza la divinità. Quindi anche se la divinità non è corrotta dall'olio, viene corrotta perché le persone che credono in quella divinità sono corrotte e quindi crederanno in un dio corrotto. Non sappiamo, a parte Eliod, quali altre divinità siano state corrotte, ma Efara sappiamo che invece è sopravvissuta perché tutti quanti quelli che non erano corrotti sono ritrovati a Meletis. E grazie al loro credo Efara è rimasta viva in piedi, e quindi dopodiché poi hanno resistito finché non sono arrivati gli angeli e i Pyrexiai non si sono disattivati. Su Xerex, invece, il piano è talmente una versione distorta della realtà che i Pyrexiani non hanno capito che stessero succedendo, e quindi i cavalieri e gli angeli li hanno fatti fuori. Su Zendikar, questo è l'ultimo piano ed è anche un episodio secondario. È stata inviata Nahiri, che grazie a una task force composta da Linvala e anche altri guerrieri, ladri, farabutti, insomma, molto alla D&D, famosi perché li abbiamo già visti in tutte le varie storie di Zendikar. L'unica cosa è che non è comparsa Drana nella storia secondaria. Infatti, boh, strano. Comunque, perché la carta era Drana e Linvala. Vabbè, comunque, grazie a questa task force riescono a eliminare Nahiri.
viene praticamente seppellita da tantissime rocce, si presume che insomma sia di nuovo morta. Però, beh, spoilerino, a quanto pare non è morta. Nairi non muore mai. E quindi niente, riescono a eliminare la fonte principale dell'invasione, che erano Nairi stesse, e quindi diciamo a salvarsi per l'ennesima volta. E Zendikar, cioè, Zendikar davvero merita un applauso perché ha sempre solo subito assalti di tutto, cioè non è mai stata tranquilla. Poi ovviamente qua, quello che dicevo l'altra scorsa, New Pyrexia e Zalpir Switch, che ha preso praticamente appunto New Pyrexia, che era Mirrodin, è sparita nella cieca, ai confini della cieca eternità, e Zalpir ha preso il suo posto. L'unica cosa che rimane di Mirrodin sono i 5 soli nel cielo di Zalpir. Qua fa vedere le persone che sono morte, le casualties, vabbè, anche i posti in realtà, che sono appunto la famiglia Kerrit, il Gogaltian Silex che è distrutto, Gioia Ballard, Vren, la scintilla di Vance perché si è sacrificato per purificare. Dei Pyrexiani sono morti invece i vari pretori e Atraxa, vabbè, anche Artai di conseguenza è morto. Completati e poi uccisi vari personaggi, vi cito i principali, che sono appunto Eliod, Lucca, Tibald e Tamio. Poi completati, ma non si sa che è successo per ora, per esempio Geth, perché adesso si è fuso, è diventato un altro essere. Jace è sparito, non sa che ne abbia fatto. Coma si presume sia morto, perché comunque su Kaldheim hanno vinto i buoni. Nahiri, vabbè, sappiamo già per spoiler, vabbè, vi farò poi un video. Comunque, Nahiri sta bene. Omnath, effettivamente, non è comparso su una parte, sa che ne abbia fatto. Poi Lucranos, Realm Breaker, perché comunque non era con Vren, però non si sa che fine che è diventato poi Otto, però non si sa bene che fine abbia fatto. Slobad, effettivamente, non è sparito, non sa più niente. Vraska, non si sa che fine abbia fatto. Quindi boh, un bel po' di personaggi, effettivamente non sappiamo che cosa gli è successo. Cambiamenti perpetui. Ajani e Nissa sono stati puliti e sono stati depirexianizzati col sacrificio di Medira e la scintilla di Venser. Poi, quasi tutti i pretori pirexiani sono stati uccisi, però. Non si sa bene cosa è successo a Urabrask, perché noi avevamo effettivamente, se vi ricordate bene, abbiamo scelto Urabrask che sta per ricevere colpo di grazia sul tavolo delle operazioni di Elesh Norn, ma Elesh Norn ferma tutto, dice no, lasciate stare quel traditore, non l'ha fatto uccidere, non gli ha fatto dare colpo di grazia. Quindi boh, magari Urabrask è ancora vivo da qualche parte, è lì che poveretto gira senza braccia, senza gambe, non lo so, lo scopriremo boh, prima o dopo. Gran parte dei Pyrexiani sono fermi e inattivi perché l'olio è ciò che faceva mandare gli ordini a distanza, come diciamo una specie di rice trasmittente, e il fulcro di questi ordini, di tutte queste rice trasmittenti, che era appunto l'olio all'interno dei Pyrexiani, era Elesh Norn, che però adesso non è morta. Zalfir è tornata nel multiverso prendendo il posto appunto in New Pyrexia. E i 5 soli di Mirrodin orbitano attorno a Zalfir, che appunto gli ha preso il posto, e i Mirran che sono sopravvissuti continueranno a vivere qua come rifugiati. Elspeth Tyr è diventato un arcangelo ed è immortale, sì, perché adesso non è più umana, è proprio a tutti gli effetti un arcangelo, molto simile a quelli che erano sul piano di Serra, potentissimi. Quintorius è diventato un Planeswalker. Lalo è stato introdotto in vari piani tramite gli angeli di New Capenna. Infatti sono andati in vari piani portando poi caricando eliminando i Pyrexiani dove potevano. Gran parte dei piani invasi hanno ricevuto delle perdite tremendi, specialmente nelle aree più popolate. Fin qua siamo tutti d'accordo. New Argive, che è un pezzo di dominaria, è stata soverchiata dai Pyrexiani, e Manarig è stato distrutto. Drannith, la più grande città sui Coria, è stata ridotta in polvere. Gran parte degli insegnanti senior di Strix 7 sono stati completati o uccisi, nel senso che sono completati e stati poi uccisi dagli altri, o uccisi prima di essere completati, insomma, disastro.
Le corti di Eldering sono state tutte quante completate o distrutte, quindi, le varie, quindi una per ogni colore. I maestro sono stati decimati e Parkites è collassato, che appunto l'hanno utilizzato per far fuori Atraxa facendo esplodere tutto. I guerrieri di Kaldheim bruciano il World Tree, che era la cosa più importante di loro, e però inoltre hanno fatto sì che i piani di Kaldheim stessa non siano più raggiungibili fra di loro, perché il World Tree permetteva di viaggiare tra i piani interni di Kaldheim. Il Golgathian Seal è stato distrutto e la sua replica, fatta appunto dalla filigrana, è stata lasciata ai confini della cieca eternità. Questo per male chiude un po' tutto il nostro ciclo di storie per quanto riguarda The Martian Machine, i nostri raccapponi. Spero vi siano piaciuti. Faremo magari anche un video di prediction, come vi ho già detto. Infatti, un po' più spoilerato con la cosa di Nahiri, che insomma c'è, non è morta, non è sparita. E quindi, ragazzi, spero vi sia piaciuto. E come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e fate i bravi.